Buongiorno o buonasera gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi affronteremo la storia di un serial killer la cui storia sciocca ancora oggi. Buona visione. Henry Howard Holmes. Henry Howard Holmes, nato a Gilmanton il 16 maggio del 1861, è stato un serial killer statunitense che soprannominarono Arcidemonio. È considerato dai criminologi come l'assassino più folle e depravato di tutto l'Ottocento. Gli vengono attribuiti oltre 200 omicidi, di cui 27 accertati. Questo serial killer è davvero tra i più angoscianti che si possano immaginare. Provate soltanto a pensare che nella sua biografia, scritta durante l'ultima detenzione in carcere, affermò di aver commesso 133 omicidi. La polizia dell'epoca, perquisendo l'edificio dove era solito commettere gli omicidi, affermò di aver trovato gli scheletri di 150 persone e gli attribuì 200 vittime. La cifra reale resta però sconosciuta. Oltre al fatto che suo padre fosse un uomo alcolizzato e violento, Henry Howard Holmes era vittima di bullismo, perché molti compagni di classe erano invidiosi dei suoi ottimi risultati. Narrò che i bulli lo costrinsero a toccare il cranio di uno scheletro e da quel momento in poi cambiò la sua personalità. Il suo primo omicidio lo commise a scopo di lucro, avvelenando una donna. Tempo dopo lesse in un annuncio che una donna anziana cercava un aiutante per la sua farmacia e rispose presentandosi in casa sua e offrendosi per giunta di curarle il marito da tempo gravemente malato. Tuttavia, Henry Howard Holmes avvelenò l'uomo e propose all'anziana signora di cedergli la farmacia. In cambio lui le avrebbe garantito un reddito mensile. La donna imprudentemente accettò, ma non ottenne mai il pagamento del debito e presto sparì anche lei, diventando la sua terza vittima. Un sociopatico serial killer si faceva strada nel mondo e arrivò persino a costruirsi il castello degli orrori, un enorme edificio a tre piani che gli serviva da abitazione, farmacia, negozio e hotel. Con una serie di modifiche nella struttura interna dell'edificio, rese il secondo e terzo piano un dedalo di camere che costituiva un vero labirinto e una trappola mortale per chiunque vi si addentrasse. Le camere erano collegate tra loro grazie a passaggi segreti, muri scorrevoli, spioncini, porte blindate, stanze segrete, camere insonorizzate, scale e corridoi che finivano contro un muro, e botole sul pavimento che si aprivano a comando e facevano scivolare la vittima in cantina, dove si trovava una piscina riempita di acido corrosivo. Era in quella piscina che Henry Howard Holmes immergeva i cadaveri dei malcapitati. Tutte le stanze erano inoltre delle vere e proprie camere a gas, progettate per uccidere chiunque si trovasse all'interno. Tutte le porte potevano essere bloccate dall'esterno e i muri erano foderati con l'amianto. In una delle stanze segrete si trovava infine un forno crematorio. Henry Howard Holmes colpì soprattutto tra il 1892 e il 1894. Le sue vittime furono visitatori,
conoscenti, fidanzate e perfino qualche complice. Il suo modus operandi era sempre lo stesso. Gli affittava una camera e poi, dopo aver intrappolato l'ospite in questo castello, lo faceva morire nelle camere a gas. Il corpo delle vittime veniva poi recuperato e utilizzato in tre modi: rivenderne lo scheletro alle università, sciolto completamente nella piscina con l'acido, o utilizzato da egli stesso come cavia per dissezioni e esperimenti, senza finalità scientifiche. La vendita degli scheletri alle università gli procurò una fortuna in denaro. La crudeltà e la follia di Holmes supera di gran lunga l'immaginario collettivo. Provate a immaginare di essere una delle povere anime che per un qualsiasi voglia motivo si è ritrovata a vivere gli ultimi scampoli di vita nel castello di Holmes. Per voi non ci sarebbe scampo. Poco prima del 1894, Holmes, vedendosi accerchiato dai creditori, abbandonò il castello per rifugiarsi altrove. Diverse settimane dopo, un altro suo complice, Pat Quinlan, bruciò l'edificio perché furioso per aver perso l'amante, sua sorella e la sua figlia illegittima. Dopo aver lasciato Chicago, Holmes provò a intascare i soldi dell'assicurazione per incendio accidentale, ma un investigatore mandò a monte il piano scoprendo che l'incendio era doloso. Holmes non venne accusato di nulla, ma continuò a truffare e uccidere. Lui era un serial killer e non avrebbe smesso di farlo. Dopo un'altra truffa andata male, finì in carcere e conobbe un nuovo complice, Marion Edgepeth. Insieme, una volta liberati, architettarono un omicidio ai danni di un conoscente di Holmes, un certo Benjamin Pitzel, e una frode all'assicurazione legata alla sua morte. Marion avrebbe avuto la sua percentuale. L'omicidio venne compiuto e Holmes intascò i soldi, ma sparì di nuovo senza dare i soldi a Edgepeth. Lui, per vendicarsi, informò la società di assicurazioni truffata e lì scattò un mandato di arresto per Henry Howard Holmes. Fu arrestato a Boston il 17 novembre 1894, mentre stava per imbarcarsi per l'Europa. La polizia controllò i resti del castello, affermando di aver trovato gli scheletri di 150 persone. Sicuramente molti scheletri non si poterono recuperare, siccome potevano essere stati o completamente bruciati o dissolti nell'acido, venduti o fatti sparire. Henry Howard Holmes morì impiccato la mattina del 7 maggio 1896 all'età di soli 35 anni. La sua fu una lenta agonia che durò 15 minuti, infatti il cappio non era stato preparato a regola d'arte. Il suo castello degli orrori, nonostante fosse ridotto a un moncone bruciato, divenne un'attrazione per gli abitanti, fino a quando un secondo incendio scoppiato misteriosamente lo rase al suolo completamente. Peccato, sarebbe stato davvero terrificante andarlo a visitare.